fosse la Romagna, ragazzi, demoliti, distrutti e sfasciati mentalmente, perché oggi non si può Proprio parlare così. di altro che non di questo scempio che abbiamo visto ieri sera. Un saluto, un abbraccio a Francesco Dal Salve a tutti, buongiorno e forza Juve. Sempre Forza Juve, siamo qua veramente a sostenerla in ogni momento, anche così critico. Con zero gioco, facendoci palleggiare in faccia dal Verona, guardando le statistiche, poi le vedremo insieme: 9 tiri del Verona contro 4 nostri, di cui 2 fatti alla fine, cioè, e anche due diciamo, dettagli che Francesco tu hai notato durante la partita e anche alla fine, che secondo me e secondo te anche sono significativi e emblematici. Ci vuoi dire quali sono e poi li analizziamo insieme e li rielaboriamo? Ma tu guarda, durante la partita io ho visto questo, che hanno inquadrato un paio di volte Massimiliano Allegri, che era proprio a bordo campo, vabbè, come ci si aspetta che sia. E per la prima volta ho visto un Massimiliano Allegri, sai, lui è sempre abbastanza tranquillo, pacato, moderato, sì, si arrabbia, però questa volta aveva un'espressione diversa nel viso, a parte che c'aveva tutta la cravatta un pochino messa sciolta, lui non succede, è sempre piuttosto precisino. Però aveva un'espressione in viso come del disperato, sai, è l'ultima spiaggia per me, questa. Anche se io non sono convinto che lo mandino via, comunque, vabbè, questo è un altro discorso. E questo mi ha dato un po', mi ha preoccupato, cioè aveva proprio l'impressione della persona che era disperata perché non sapeva che pesci prendere. Sì, Difatti per tutta sì. la partita non ne ha azzeccata una. Non ne ha azzeccata una, per tutta la partita non ne ha azzeccata una. Infatti, se ben ricordi, io ieri sera ti ho mandato un messaggio dicendo: adesso non riesco a capire se facciamo il 3-5-2, il 4-4-2 o il 4-3-3. Perché continuava a No. cambiare la squadra cambiava assetto. Dico, ma come giocano? Quindi proprio non c'è un piano all'interno della Juventus, cosa che io dico da più di 2 anni. E lui non... Adesso ci ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri: la Juventus è da riordinare. Santo cielo, hai avuto 2 anni e mezzo per riordinarla, ce lo dici adesso? Insomma, io non lo so. Vabbè, questa è una cosa, poi ne parleremo dopo. Poi, appena è finita la partita, proprio appena è finita la partita, hanno inquadrato, erano uno accanto all'altro, stavano muovendo dalla panchina, stavano andando verso l'uscita del campo, Pinzoglio e Vlahovic, l'uno accanto all'altro. Il labiale non l'ho capito, perché non si erano coperti la bocca. Vlahovic ha detto qualcosa a Pinzoglio e Pinzoglio, arrabbiatissimo con gli occhi bassi, ha detto, credo, ha detto, no, non adesso, qualcosa del genere, adesso no che sono arrabbiato, qualcosa del genere ha detto. Comunque, credo di aver capito non adesso, non adesso. Non so di cosa stessero parlando, però c'è Maretta. C'è un Sì. ambiente brutto secondo me all'interno dello spogliatoio perché Vlahovic ha guardato di traverso a Pinzoglio, come a dire che cosa succede qui. Non si aspettava forse quella reazione. Sai, Pinzoglio Sì. è considerato uno dei collanti del gruppo. Se Pinzoglio ha perso la fiducia nell'allenatore, forse, io sto Forse, facendo perché delle non supposizioni, sappiamo esatto quello che ha detto. allora la situazione è veramente brutta. Perché ieri ho visto veramente forse la peggior Juventus, cioè no, abbiamo giocato peggio che con l'Udinese, secondo me. Sì, anche secondo Peggio che me. con l'Udinese. Almeno con l'Udinese tenevamo il pallino del gioco, con Verona no. Non abbiamo mai avuto il pallino, anche se poi alla Infatti. fine abbiamo avuto 57% di possesso palla, ma quello erano gli ultimi minuti, l'ultimo quarto d'ora. Esatto, perché la Però Verona doveva proteggere il pareggio, sì, sì, e quindi. a un certo punto il Verona si accontenta, anche se hanno sempre provato a vincere. Comunque, Verona, una squadra nei singoli abbastanza modesta, per non dire scarsa, abbastanza Sì, modesta. sì. L'unico giocatore di una certa tecnica, secondo me, è Lasovic. Che è anche quello che si è reso più pericoloso, sì, insieme a Noslin, sì, Noslin, sì, poco. il centravanti, l'attaccante olandese, credo che sia olandese Noslin. Ma non ha importanza di che nazionalità, credo sia olandese. Adesso non è che conosco tutti i giocatori, quindi... No, comunque sì, Noslin. però per dire.
che comunque, guardando la rosa, 7 giocatori su 11 erano sconosciuti. Cioè, se tu guardi su Google, addirittura non ci sono neanche le foto dei giocatori del Verona. Cioè, Montipò, Magnani, Davidovic e Lazovic hanno le foto. Gli altri sono dei giocatori... Non c'è neanche la foto della prima comunione degli altri, capito? Per dire, neanche Wikipedia ti dicono: ma che cosa hai cercato? Non ti so dire se giochi in Serie A, se giochi per dire, cioè per fare la buttare le risate, ovviamente. Io ho visto, e questa era una cosa che mi ha un po' preoccupato, perché ho visto una Juventus non solo male organizzata, anzi, non c'è proprio organizzazione. L'ho detto sempre, anche quando vincevamo. L'avevi detto che una buona Juventus, ma continua a mancare il gioco. Sono andati giù da un punto, secondo me, di testa, da un punto di vista anche psicofisico, perché secondo me hanno anche la preparazione atletica sbagliata. Ieri al 75esimo non ce la facevano più, vedevo Locatelli arrancare per il campo, insomma. È vero, ecco, è sottolineato un'ottima cosa. Vlahović è uscito stanchissimo. Peccato che quella punizione che poi ha tirato Alcaraz è arrivata dopo che Vlahović era uscito, perché lì potevamo avere un'opportunità per segnare, perché Vlahović da quella posizione lì è pericoloso. Fa male, sì sì. Comunque Alcaraz l'ha messa dentro, devo dire buono l'inserimento di Alcaraz, ai piedi buoni, vedere la profondità. Sì, però non è che si può andare avanti così. A improvvisare, è una cosa improvvisare quando hai Pjanic, Cristiano Ronaldo, Khedira, Dani Alves, Higuain, Dybala dei tempi migliori, Marchisio, Pirlo e compagnia danzante. È una cosa improvvisare con questi giocatori qui, che sono una buona rosa, ma è una rosa nettamente inferiore a quella che avevamo. Qui bisognava lavorare sulla tattica, gli schemi. C'è stato un commento, io un po' la butto sul ridere, perché sai, quando uno non ci resta che piangere. Esatto, bravo, quando si è arrivato alla frutta. Il commentatore britannico ha detto, dice, Alcaraz forse non si è inserito bene negli schemi di Allegri. E io ho pensato, ma gli schemi? Gli schemi? Infatti l'altro commentatore ha detto, forse così, come a dire, va. Cosa doveva fare? È stato buttato alla rinfusa in una situazione di campo in cui eri sotto o comunque eri sul 2-2, quello che è, e non puoi fare la differenza appena arrivato, a meno che, ripeto, non sei Messi, non sei Maradona, non sei Ronaldo, Holland, Mbappé, Lewandowski, che ti puoi prendere la squadra in mano già da subito, perché hai una storia precedente, hai un carisma, sai di essere un campione riconosciuto internazionalmente. Cioè, lui è un ragazzo che deve farsi le ossa, se lo butti in campo così alla Carlona rischi di bruciarlo. Fra, secondo te, dei cambi di ieri, parlando anche un po' della partita, no? Poi andremo ad altre situazioni extra campo per vedere cosa potrebbe succedere, quali sono stati gli unici decenti? Cioè, se tu dovessi dare un giudizio all'unico cambio di ieri nel secondo tempo. Ma dunque, forse aveva un senso far uscire Vlahović per far entrare Milik, che Vlahović era molto stanco. Quello ha avuto un senso. Vabbè. Io i cambi di Allegri non li capisco più. Poi ha fatto entrare Alessandro per Gatti. E anche qui non si capisce se per difendere il 2-2 o per fargli fare le presenze, come dicevo stamattina, per arrivare a Nedved. Anche lì non riusciamo a capire. Oddio, non ha fatto male Alessandro, tutto sommato, perché è andato sul sicuro. Quando aveva la palla la sparava via, quindi, perché c'aveva paura. Però, visto che già c'era stato già c'era Danilo che si lamentava di un fastidio. Bravi, e tra l'altro è stato riscontrato anche l'infortunio stamattina, hanno riportato i giornalisti. Ne sapremo di più, credo, lunedì, sì. Quando riaprirà il J medico. Allora, forse era meglio togliere Danilo,
È vero che Gatti non ha fatto una grandissima partita, ma tutta la Juve non ha fatto una grandissima partita, quindi non lo so. Poi se eri in pressing ti servivano i centimetri, se c'è un calcio d'angolo servono i centimetri di Gatti. Non lo so, queste sono mie elucubrazioni. Comunque Certo, Danilo non ha certo. fatto male, voglio dire, non abbiamo corso più rischi di quanto non abbiamo corsi prima, insomma, ecco, siamo sempre lì. Non... Sì. Alessandro è un giocatore che... ha detto bisogna metterci più concentrazione e lo dici tu che dopo che prendi 6 milioni e mezzo l'anno che fai degli errori, che hai fatto un errore domenica scorsa Esatto. di Che ci è concentrazione. costato i 3 punti e ne abbiamo fatti 0, esatto. No, Cioè, intanto il ruolino è basso, 4 partite e 2 punti, eh? 4 partite, 2 punti. Che che qui tre la rosa partite che scarsa non dovevamo c'entra vincere. nulla. Esatto. 3 partite che dovevamo vincere. Ci sta a perdere con l'Inter, per carità, ci sta, è una squadra più forte, sono organizzati bene. Sì, quindi il 3-5-2 dell'Inter è diverso dal nostro. Io ieri eravamo sotto di 1-0 con tutti i giocatori sotto palla. Ma che stiamo Sì. difendendo l'1-0? Dico, infatti ti ho mandato il messaggio. Che stiamo difendendo? Esatto, Un vantaggio, non ne vogliamo prendere non ancora? dico metti il 4-2-4 alla spera in Dio perché manca ancora tanto la fine, però almeno un minimo di parvenza, di tentativo di offendere l'avversario la devi avere. Alzi il baricentro, metti un uomo in più là davanti, ne metti tre Sono davanti, niente, niente. E poi l'altra confusione cosa, totale, hai confusione visto totale. l'Inter, Carlos Augusto, che è una riserva, Frattesi, che è una riserva tecnicamente, no? Quando entrano, cioè vanno dentro schemi collaudati, cioè loro, anche se non sono giocatori di spessore, riescono a diventare importanti in un Inter che comunque non li vedrebbe titolari, cioè non sono giocatori di alto rango, ma No, quando giocano incidono. non sono giocatori di alto livello, però quando tu li metti in un impianto di gioco collaudato, sanno quello che devono fare, sanno i movimenti. Io ieri non ho visto nessun movimento senza palla, non tutti che aspettavano la palla. Tutti fermi che gli arrivasse nei piedi, no? Esatto. Sì, perché lui, i suoi dettami, ci sono tu a destra, tu a sinistra, tu al centro, tu a... e basta. Poi non ci sono io vorrei sapere cosa fanno in allenamento. No. Se c'è qualcuno dei followers che va a vedere gli allenamenti della Juve, vi volete dire che cosa fanno? Perché io non... Cosa fanno? Mandateci dei video interi dell'allenamento, perché non vogliamo vedere gli spezzoni della Juventus, perché la Juventus mette solo gli highlights. Vogliamo vedere un Sì. follower che ci fa da chioccia, da cimice e che ci manda veramente tutto l'intero allenamento. Ma vedremo che si fanno dei torelli, si fanno un po' di ripetute con quegli scatti, no? Che fanno quando si Fanno mettono le corde attorno al bacino e poi palestra, scattano, ma fanno io penso che palestra, poi fanno partitella a metà campo, partitella a tutto campo, però ai ritmi che gli consente di fare Allegri, perché Allegri interrompe spesso. E rallenta il gioco, capito? sì, Lo poi la parola, sappiamo. mamma mia, lenta, lenta, la manovra lenta, 5 tocchi di palla prima di passarla. No, Sì, 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 sì. è uno strazio, è Cioè, uno strazio. guarda De Rossi, la Roma di De Rossi, che non parliamo del Barcellona non so, dei tempi di Guardiola, però fa uno o due tocchi ogni volta che un giocatore tocca palla, prova Vero? a fare un passaggio diretto di prima. E non hanno da tanto De Rossi, 4 partite. Cioè, quanto ci Sì, vuole no, a no, non dare hanno, un... non hanno. Però De Rossi ha fatto una cosa intelligente rispetto a Mourinho, ha smesso di andare di fare polemica con tutti e si è Sì, concentrato è sul calcio. Perché Mourinho, anche vero. lui, è un allenatore, secondo me, finito. Ha fatto il suo tempo. Ormai è un dinosauro, fategli fare il commentatore, così, ecco. Però Mourinho non è più un allenatore da squadra, Da insomma. grande società, sì. Ormai ha fatto il suo tempo. Sì, ha vinto 2 Champions League, perfetto, è stato bravo lì, ha avuto una squadra così così che era il Porto e l'ha vinta a sorpresa, è stato molto bravo. Poi ha avuto una grande squadra che era l'Inter, che aveva tutti i campioni e ha vinto la Champions League. Dopodiché Mourinho Diciamo che ha vivacchiato di rendita, ha vinto l'Europa League con lo United, qualche coppa.
e la Conference League con la Roma, eccetera. Però un paio di titoli col Chelsea, giocando molto bene, un Chelsea che giocava molto bene, sì, ma in Europa poi non ha mai sfondato, diciamo. Ripeto, la partita di ieri è stata una partita, io non ho capito, Allegri si è lamentato di non avere giocatori di esperienza. Allora, io vorrei fare... Bravo, fai questo focus su questa frase. Ieri, la formazione della Juventus era gli 11 che sono scesi in campo, adesso le età precise, non me lo ricordo, però sbaglierò su qualcuno, chiedo scusa, ma... E le ho guardate prima, ma non me le ricordo. Ma le tanco, le dico io, ma che vada. Me le dici tu. Allora, Szczęsny ha 34 anni? Sì. Nazionale polacco, ha fatto mondiale, ha fatto europei, d'esperienza. Danilo, 32 anni. Giusto? Nazionale, esatto, va per i 33 quest'anno. Mondiale, sì. Ha vinto la Champions League con il Real Madrid. Giocava con il Real Madrid, bravissimo. Quando c'era Zidane, ha fatto un anno al Manchester City, insomma, con Guardiola. Poi c'era Rugani, 29 anni, giusto? Ex nazionale, sì, nazionale, poi è andato giù, però l'esperienza ce l'ha, insomma, è un giocatore navigato. Gatti ha 25 anni, se non sbaglio, non è proprio di primo bravo punto. Sì, 26 anni, sì, quest'anno fai 26. Poi a destra c'era Cambiaso, che è giovane, ha 21 anni, se non sbaglio. Quello è giovane, ci sta. Poi c'era McKennie, 24 anni, proprio giovane non è, nazionale statunitense. Locatelli ha 26 anni, se non sbaglio, ha vinto l'Europeo con l'Italia, quindi proprio sì, un giocatore inesperto non è. Rabiot, che ha vinto il mondiale con la Francia, vice campione del mondo con la Francia, giocato con la Francia, ha 28 anni se non sbaglio. Kostić, 30 anni, nazionale serbo, ha vinto l'Europa League con l'Eintracht di Francoforte, sbaglio? Proprio, sì, addirittura ne ha 32, quest'anno ne fa 32, quindi è ancora più esperto, capito? Quindi, su Kostić, per dire... È un trentenne, va bene. Poi in attacco c'era Yıldız, quello c'ha 18 anni, è un giocatore inesperto, grande talento. Vlahović ne ha 23 se non sbaglio, 22-23. Ne ha fa 24 quest'anno, ne ha fatti a gennaio, quindi è un giocatore che ha avuto già esperienza alla Fiorentina, non ha vinto niente, quindi mettiamo lui e Yıldız con Cambiaso che sono giovani, ma gli altri 8... Nazionale serba, esatto, che ha fatto qualificare la Serbia sia all'Europeo che al Mondiale, se non sbaglio. Quindi, ed è un ottimo risultato per la Serbia. Esperto non è, ha già esperienza internazionale. Ora, dove sono questi giocatori che lui non ha? Non hai Cristiano Ronaldo, non hai Higuain, non hai Khedira, non hai Pjanic, non c'hai Marchisio, non c'hai Pirlo, quello sì. I giocatori esperti ci sono in squadra. Che lui si lamenta, non ho giocatori esperti. Ce n'erano due in squadra. Non è che... Sì, ma infatti le scuse ormai sono talmente campate in aria che non gli crede più nessuno, se non a Dazon, dove c'è un covo appunto di persone che sono comunque allineate a lui e lo proteggono, perché quando va nelle altre testate o fa le conferenze stampa di fronte a altre emittenti televisive, davanti ad altri giornalisti, vengono fuori tutte le lacune, anche il discorso legato al fatto che lui è arrabbiato perché i giocatori lo hanno in qualche modo tradito nelle aspettative. Lui quasi stava per piangere ieri, non so se hai notato questo dettaglio, lui aveva i goccioloni agli occhi perché voleva far passare il fatto che lui è una vittima, che non sa più che pesci pigliare, come dicevi te, per far capire alla squadra cosa vuol dire essere una squadra di alto profilo. Cioè, come se fosse lui l'unico ad avere l'esperienza per far capire cosa vuol dire vincere. Cioè, siamo arrivati al limite proprio della sopportazione, Francesco, perché non ci crede più nessuno. Sì, no, guarda Stefano, io devo prima di tutto fare, lo dovrò voluto fare per l'inizio del video, ma devo fare le scuse ai followers, perché ho sempre detto nei miei video che consideravo Massimiliano Allegri un bravo allenatore. Purtroppo ho sbagliato. Massimiliano Allegri era un bravo allenatore, non lo è più.
secondo me, ha perso anche la sua qualità migliore, che era quella di saper comunicare con i giocatori. Secondo me non l'ha persa. Sì, Sì. ha perso quella componente, e infatti Giuntoli ha provato a mettere come si dice, il tappo anche lì, ma. Se guardi la prima versione di Allegri alla Juventus, intanto io ho sempre detto che lui, quando è arrivato alla Juventus, ha fatto la cosa giusta, li ha lasciati giocare come giocavano con Conte. I primi 3 anni di Allegri era il 3-5-2 di Conte, con gli schemi di Conte, giocavano a memoria. Poi ha cambiato qualche cosa. Prima di Cardiff ha cambiato il 3-5-2 al 4-2-3-1 con Mandzukic a sinistra. Aveva giocatori, insomma, di grande livello. Di grande Aveva livello, tanti fuori classe, possiamo grandi definirli. campioni, aveva tanti campioni. Secondo me ha perso anche il fatto di saper fare i cambi, perché lui riusciva, quando la partita si prendeva una brutta piega, riusciva con i cambi a modificare, aveva questa grande abilità. E secondo me ha perso anche quella, perché i cambi che fa. Ieri ci stava Alcaraz per Yıldız, ci stava Alcaraz per Yıldız, ha cambiato Sì, un sì, pochino sì. la scheda. Che Alcaraz cerca la profondità, sì, però non essendoci schemi, Alcaraz si guardava intorno e dice: beh, se questi non si muovono, a chi la passo la palla? Giusto. Capito? E infatti, un paio di triangolazioni. L'ultima, l'occasione di manovra più grossa che abbiamo avuto è stata quella con Chiesa, dove Montipò è stato bravo a respingere di piede. È Molto, stata bella proprio parata quella. un'invenzione di Alcaraz Sì. che ha fatto in profondità il passaggio a Chiesa, che l'ha messo davanti la porta in uno spazio stretto. Poi un passaggio difficile. Perché doveva essere passare il punto giusto e con la giusta forza. Lui ci Dosato col riuscì, contagocce, come si suol dosato proprio dire. bene, dosato bene. E lì Montipò è stato bravo. Però per il resto, allora sono 2 anni e mezzo che di niente totale, tattica niente. Che poi lo dice anche Allegri che lui sulla tattica non ci si basa mai, sugli schemi, lui non l'ha sempre detto Allegri. Sì. Quindi, ormai il calcio è Non so. così. Non puoi più improvvisare, il calcio è così, perché ti mettono in difficoltà con l'organizzazione di squadra. Squadre piccole, con l'agonismo e l'organizzazione di squadra, ti mettono in difficoltà. Ieri abbiamo fatto il secondo gol, è stato che abbiamo fatto. La pochezza del Verona è venuta fuori, abbiamo fatto 2 minuti di pressing e abbiamo fatto gol. 2 minuti. Bravissimi, hanno sbagliato proprio un passaggio, noi ci abbiamo intercettato, abbiamo dato la palla a Rabiot e il E difensore è poi addirittura l'altra. scivolato. E poi un'altra volta indietro. Giochiamo come una provinciale che si deve salvare. E questa cosa qui che hai detto te, Francesco, è emblematica. Poi passiamo anche al discorso della classifica e dei big match che avremo, perché c'è da aver paura se questa è la Juve che farà le partite dopo. È emblematico il fatto che tu hai detto: abbiamo fatto pressing per 2 minuti, il Verona non ci ha capito niente e siamo riusciti a fare gol subito. Ti fa capire che se tu parti 15 minuti quando hai le gambe ancora fresche e sei atleticamente pronto, pressi il Verona dalla sua area, fai 2 gol in 15 minuti, come fanno quelli lì ad avere la testa per reagire a una big che è seconda? Cioè, tu dai già un impatto, un approccio alla partita tale che questi hanno paura dopo, di cavolo, se cominciano a pressare di nuovo appena noi mettiamo la testa avanti, prendiamo altri gol. E invece loro Infatti, sanno che tu tieni la palla e non fai niente. Che loro ti lasciano il possesso palla, addirittura. Perché dicono, tanto questi. nel primo tempo gliel'abbiamo proprio regalata la palla. Abbiamo regalato un tempo. Che sì, abbiamo Sì. fatto gol calcio di rigore. Che io all'inizio dicevo, ma non è. Infatti, ho mandato un messaggio e ho detto, ma non è rigore perché credevo avesse preso il ginocchio del giocatore Sì, Verona. sì, C'è sì. un nome che io non riesco a pronunciare, Ciatto Pompo, come si chiama. Però invece poi le immagini hanno fatto vedere che aveva preso la mano del giocatore del Verona, anche se vabbè, a me quei rigori lì, io per onestà Sono intellettuale devo sempre dire, dubbi, sempre sì, mi lasciano un po' borderline. così. Sì. Comunque, il regolamento è quello, secondo me è il regolamento che è sbagliato. Andiamo, abbiamo altro rigore, Vlahovic l'ha messa dentro e niente lì, è stato bravo l'arbitro, nessuna ammonizione, non ha ammonito nessuno. Forse c'era l'ammonizione su Yıldız, però insomma, non è che fosse una cosa proprio, sai, Sì, drammatica. Ha una lasciato roba solo veniale. ha arbitrato, secondo me, in maniera equilibrata, ha arbitrato bene, non c'è stato nessun problema. E
che la Juve è proprio giù. E adesso noi dovevamo fare 9 punti da queste 4 partite. Empoli, Udinese e Verona dovevano essere delle vittorie, invece abbiamo rimanato 2 pareggi e 1 sconfitta. Più la sconfitta con l'Inter, che ci sta? Ci sta, sì, sì, l'Inter... 1-0, 1-0. Si è vista la mancanza di Bremer, si è sentita la mancanza di Bremer ieri, molto. Anche se Rugani ha cercato di, insomma, di fare del suo, però sai, quando la barca affonda, affondano tutti poi. Esattamente, quello è il problema. È il problema. Quando la barca affonda, affondano tutti poi. Anche se tu non hai dei leader in ogni reparto, ma leader fuori classe, cioè parliamo di gente che sopra le righe, che ha vinto tutto e che può insegnare agli altri. Io per questo ho sempre detto che Allegri non è l'allenatore adatto per far crescere i giovani, non è il suo lavoro. Gatti può diventare, secondo me, un ottimo difensore, però ci devi lavorare sopra. E si vede che non ci si è lavorato sopra. Gatti continua a giocare come giocava l'anno scorso, l'anno prima. Siamo sempre lì con Gatti, capito? è bravino, ci mette la voglia e tante altre cose. Però ieri non riuscivo neanche a capire la posizione in campo, era molto sulla destra. Lui che non ha gamba per stare sulla fascia destra, perché doveva coprire Cambiaso. E vedevo Kostic spesso e volentieri molto basso sulla linea dei terzini. Capito? Quindi dico, ma è una divisa 3, sì. Una divisa 4. Infatti poi Cambiaso ala d'attacco nel 4-3-3 inventato, cioè, ha provato di tutto ieri. Era sulla linea proprio di Vlahovic e Yildiz, spesso e volentieri, quindi stava facendo un 4-3-3, poi l'ho visto un pochino più arretrato, era diventato un 4-4-2, e non riuscivo a capire, ma è un 3-5-2, un 4-4-4, che cosa stanno combinando? Poi a un certo punto era interno, svariava per il campo, e si vede che sono delle cose improvvisate, cioè lui cerca di improvvisare, perché lui è sempre basato, Allegri, è sempre basato il suo gioco sulle invenzioni dei singoli. Finché c'hai Tevez, Cristiano Ronaldo e compagnia danzante, il gol te lo tirano, 2 gol a partita te li tirano sempre fuori, quindi stai a posto. Voglio dire, Pogba. Però adesso la musica è finita, la festa è finita, bisognerebbe rimboccarsi le maniche e lavorare. Adesso, per esempio, oggi, sarebbe stato opportuno non dare un giorno di riposo alla squadra. Esattamente, e mettersi subito sotto torchio e lavorare. Invece lui dà giorni di riposo, 2 giorni di riposo, adesso non so quanti gliel'abbia dato. Oggi di sicuro è di riposo perché sono tornati, invece oggi magari era il caso di oggi pomeriggio ci vediamo, domani alla mattina l'avete libera, domenica pomeriggio ci vediamo per fare l'allenamento. Sì, okay. Tipo un segnale forte, no? Alla squadra. Invece sono sicuro, mi sbaglierò, che magari gli ha dato anche 2 giorni, perché devono giocare ad America, quindi ci vediamo martedì. Io sto aspettando, infatti, dei ragazzi che mi devono dare dei messaggi in privato per dirmi se è andato a Monte Carlo. Sto aspettando per capire, perché se va a Monte Carlo ha dato 2 giorni di riposo al 100% e recuperano martedì. Quindi adesso la squadra non viene allenata. Io vorrei fare un esempio che... della Premier League. Sì. Allora, Paul Ince, ex centrocampista dell'Inter, adesso è disoccupato a vita, diventato allenatore, credo che all'epoca allenasse il Blackburn Rovers. Ah, sì, mi ricordo che quei tempi era una bella squadretta. Parlo di un po' di anni fa, e quell'anno retrocessero, se non ricordo male, poi non si sono più visti, non sono più tornati. E vinsero anche un titolo, cioè avevano... Come si chiama l'attaccante, quello del che andò poi al Newcastle, Andy Shearer. Alan Shearer, era forte lui. Io nomi sono sempre Alan Shearer. E fece un gran gioco. Vabbè, ad ogni modo, stavano in brutte acque. Paul Ince, sai cosa fece? Una mattina lui non andò, aveva un impegno personale e lasciò l'allenamento al suo vice, senza avvertire la società. Fu licenziato. Ah, semplicemente per un dettaglio del genere. La squadra era in cattive acque e tu te ne vai a fare per i fatti tuoi. Sì. E lo licenziato. Cioè, per dirti, vedi, ci sono delle soglie che un allenatore non può superare.
E noi abbiamo una società che invece non dà peso a questi dettagli. Io guarda, Delle non so dichiarazioni. che. Sì, non so che contratto gli ha fatto Andrea Agnelli, ma deve essere un contratto di quelli proprio capestro. Perché io ho la paura che ce lo dovremmo tenere fino alla fine del contratto. Sono cose che stanno dicendo in tanti, sì, che nonostante non gli rinnovino il contratto, lui No, non glielo rinnovano. comunque non glielo Non è rinnova. Ormai è possibile. chiaro. Sì. Non glielo rinnovano perché non è possibile. Ma non ci sono i presupposti per rinnovargli il contratto. Tu rinnovi il contratto, è un allenatore che vince, non l'allenatore che. Sono 3 anni di schifo totale. Esatto, è questo che dico anch'io. Vale, molti che dicono: ah sì, ma Erkan lo conferma, crede in lui, lo rinnova. A me per adesso sembrano illazioni messe in giro perché volevano fargli vincere la partita di Verona perché sapevano che stava andando male. E guarda caso, è venuto fuori il rinnovo e poi il tributo alla Lippi per aver superato le panchine. Due mosse perfette per in qualche modo rimetterlo nella bambagia e farlo Sì, andare in panchina, capito? il video degli ex lo ha commosso. Secondo me Sì, lo sì, sì. popolo di 7 milioni l'anno che prende Letti. Penso di sì, perché rinunciare a quelli nell'ultimo anno fino al 2025 è praticamente impossibile. Io ho la sensazione che o va in Arabia quest'estate, gli danno un mega contratto, Ecco. e gli dico: senti, vai, Vai. Oppure lo dovremmo tenere fino al 2025, quindi avremo 4 anni di schifo totale, perché fino adesso si è visto veramente poco, poco, anzi niente. Sì, abbiamo fatto bene fino adesso, ma sono sempre state partite che abbiamo sofferto, una sofferenza atroce, col Monza, con l'Empoli all'andata, col Frosinone, con la Salernitana in campionato, in Coppa no. Va bene, insomma, partite proprio vinte all'ultimo secondo, 2-1, insomma, di corto muso. L'unica partita che hanno vinto in maniera convincente, convincente, è stata contro il Sassuolo e abbiamo vinto 3-0. Però il Sassuolo è una squadra in crisi, adesso hanno perso, non ricordo male, ieri sera Atalanta-Sassuolo hanno perso 3-0, Sì, credo, in l'ultimo secondo, caduta l'hanno libera. Sì, loro hanno 20 punti in campionato, sono risucchiati nella zona della nella lotta. retrocessione. Quindi. Quindi adesso, beh, Dionisi non è che sia un grande allenatore, bravino, ma insomma, non è che sia un Bravi, grande allenatore. gli hanno tolto Gli hanno Scamacca, tolto tutto. Raspadori, tolto tutto, Traoré, Frattesi. sì, Frattesi. Adesso anche Berardi infortunato, quindi non può contare neanche su Berardi. Quindi, insomma, è molto dura. È molto dura. Io so che Allegri per il prossimo anno ha chiesto Kroos e Jorginho, così facciamo l'ospizio dei poveri. Jorginho credo che abbia 35 anni, Kroos giù di lì, giocatori che prendono un botto di contratto. Non lo so quanto prendono, ma venendo dal Real Madrid e dall'Arsenal prenderanno Mi parecchio di pare contratto. Cross prenda 18 milioni a Real Madrid e Jorginho almeno 9-10, Sì, almeno. siamo lì, te l'ho detto, prendono molto, ma non l'ho guardato perché non mi interessa molto adesso. Quindi se devi prendere qualcuno a sto punto, devi svenarti, prendi Kroos, perché Jorginho è un altro che ti arriva in Italia e non ti fa la differenza, perché l'abbiamo visto all'Europeo, fortissimo, poi dopo nelle qualificazioni già stava calando, aveva già la pancia piena. Kroos è un campione di spessore che secondo me lo porti e in Serie A te la fa la differenza, però lì è di Sì, ma nuovo lo la dai ad stessa storia. Allegri. Lo dai ad Allegri e rovini di nuovo tutto. Perché tu provi a costruire intorno a un giocatore così che dura 2 anni, finito lui, ritorni di nuovo nel baratro che devi ricostruire di nuovo da zero. Quindi ci vuole un Conte, un Motta tutto al più. Vedremo altri nomi che ci saranno. Francesco, poi ti lascio andare. E volevo dirgli, secondo te, come pensi che riusciremo ad andare avanti senza traghettatore e con Allegri? Contro Bologna, Atalanta, Napoli, a Napoli, Allora, Lazio, a Roma. adesso c'è il Frosinone domenica, il Frosinone che verrà per vincere, mi Sì, aspetto verrà che per verrà vincere. per vincere, perché adesso sai con questa Juventus ormai ridotti come siamo. Poi abbiamo la Lazio a Roma, adesso l'ordine non me lo ricordo del Sì, calendario, ma comunque le partite sono quelle. Sì, sì, dobbiamo sì. andare, a Roma a giocare con la Roma, a Roma a giocare con la Lazio.
Abbiamo il Milan in casa, l'Atalanta in casa, il Napoli a Napoli, però il Napoli non... ieri ha sofferto molto col Genoa, eh? Un pezzo della partita l'ho visto, hanno proprio segnato alla fine della partita, proprio grande sofferenza. Il Genoa sì, sì, molto. Sì, sì, il Genoa l'ha messo sotto. Con l'Inter abbiamo già giocato, abbiamo il Milan, ho detto, in casa. Il Bologna, dobbiamo giocare a Bologna. Ci sarà un'atmosfera infuocata, perché sono in forma, in questo momento stanno giocando bene. La Juve giù da un punto di vista psicologico e fisico, perché secondo me hanno sbagliato la preparazione atletica. Ieri li vedevo molto stanchi. Al 75esimo c'era Locatelli che arrancava per il campo. Anche Leao sì. C'era molto stanco, quindi con una partita a settimana che questi non ce la facciano a tenere 90 minuti, e allora... rischi con tutti... Motta fino al 95esimo c'ha i giocatori che vanno a 1000, infatti le partite a volte le chiude nei minuti di recupero, magari è già 2-0 e poi ti fa 3-4-0 alla fine, come con Lecce. Quindi è uno che all'ultimo ha battuto anche l'Inter in Coppa Italia, per dire che ritmo che ha la squadra di Motta. Quindi sarà dura. Fra un allenatore che sta facendo un bel nome, sono contento per il Bologna, perché ha vissuto tanti anni difficili con Mihajlovic, ha dovuto affrontare anche la malattia. Ah, è vero. È stato però, ecco, squadra tosta il Bologna, che adesso giocano anche un bel calcio, sono bravi. Ho visto un Orsolini, ex Juve, in grande spolvero, a cui Allegri non ha mai voluto dare una chance, una. Adesso è vero, questo è Anderson, che è trentenne della Lazio. Adesso io non lo so che cosa abbia in mente, ma non ne verrà niente di buono. Lui può schierare qualsiasi modulo lui fa: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1-2. Siccome non ci lavora sopra, è inutile. Le squadre sanno che tu sei spaesato in campo e quindi approfittano del tuo spaesamento generale per praticamente bloccarti, anche se hai dei campioni in questo momento. Cioè tu metti al posto di quei giocatori che lui dice che non sono da Juve degli altri giocatori talentuosi o di ottimo livello della nostra Serie A, non esci vivo, perché le altre squadre ti prendono le misure. E è inutile. Anche le piccole hanno capito che con un po' di ritmo, un po' di pressing riescono a metterci sotto, quindi adesso Frosinone verrà a Torino per vincere. Esatto, è quello. Dopo tu hai giocatori che si vogliono, non dico vendicare, questo no, però si vogliono mettere in mostra, che sono Suleka, Io Giorgio e Parrencea, ce la metteranno tutta per far vedere, esatto, che sono da capito? Ecco, questo sarà il punto. Spero che la società prenda una posizione dura, ma non credo, perché Ferrero non è in grado, Scanavino neanche, John Elkann sembra vivacchiare. Adesso c'è questa cosa dell'eredità, che sono stupidaggini. La madre che si mette contro i figli. Diciamo. Sì, no, una roba pazzesca. Già una figlia ha rinunciato, perché lei ha altri tre figli all'altro matrimonio, e una delle figlie ha detto che lei non ci voleva avere niente a che fare con la madre. Quindi, per dire. Allora, adesso hanno detto che Ferrero è indagato. Ferrero non è indagato. C'è stato un esposto, hanno fatto delle verifiche ancora, cioè, basteranno. Mio nonno era un avvocato e magistrato, ma mi diceva sempre che quando si va sul civile le cose vanno molto per le lunghe. Molto per le lunghe. Infatti si arriverà che probabilmente Margherita Agnelli, cioè 68 anni adesso, può darsi che morirà, e gli eredi poi si metteranno d'accordo come dovere. Sì, ci sono i conti in questi paradisi fiscali, ma vale a pigliare, sai, non è che è facile. Certo. Vabbè, ma questi sono però soldi della famiglia Agnelli, privati, non hanno niente a che vedere con la Juventus. Quindi io spero che alla fine Calvo si faccia sentire, anche Giuntoli si facciano sentire e Manna si facciano sentire, e si prenda una decisione di pensionare questo signore, che ormai è pensionabile, e avere un traghettatore, non lo so chi, Carrera o Tudor, sì, faccio due nomi così, Carrera o Tudor, sì, contratto fino alla fine del campionato e poi vediamo come va. Grazie Francesco, va bene. Sei stato chiarissimo, grazie del tuo tempo, teniamo botta, forza Juve fino alla fine. Forza Juve, un saluto a tutti i followers e a tutti gli amici juventini. Buona domenica. Ciao, bello. Buona domenica. Ciao.